22 esperti tra geologi, biologi, architetti, fisici da oggi saranno a supporto delle aree protette e nei territori italiani riconosciuti in ambito internazionale. I Caschi Verdi sono un pool di esperti che avranno il compito di salvaguardare, tutelare e valorizzare i siti UNESCO. Ad annunciarlo è il ministro all'ambiente Sergio Costa. Abbiamo fatto una battaglia molto importante quando nella legge clima, che si chiama DL Clima, nella legge clima io ho chiesto al Parlamento di approvare un articolo in particolare, quello sui Caschi Verdi. L'intento ultimo di aiutare quei patrimoni, quegli scrigni della natura, in particolare le riserve MAB UNESCO, del patrimonio nazionale e del patrimonio internazionale, quindi oltre i confini dell'Italia, ma principalmente e prioritariamente in Italia ovviamente, che hanno bisogno di essere aiutati a essere valorizzati, tutelati. Perché? Perché individuare un sito non vuol dire tutelarlo, vuol dire creare le condizioni per tutelare un sito della natura, ma poi va aiutato. Ve ne cito due o tre. La riserva della biosfera di Montalbo, oppure la riserva della biosfera del Cilento Vallo di Diano e degli Alburni, quella, la riserva della biosfera in Sila, la riserva della biosfera della collina del Po, l'Etna, patrimonio mondiale naturale, il patrimonio mondiale culturale del sito di Elea Velia al Parco Nazionale del Cilento e così via. I Caschi Verdi sono quella che io ho interpretato come la interposizione di pace ambientale, cioè quelle persone, quegli esperti di varie materie, l'ingegnere ambientale, il biologo, il naturalista, ma anche il laureato in lettere che conosce per esempio dell'UNESCO particolari condizioni che si integrano con la natura, l'architetto del paesaggio, e potete immaginare che insieme, non da soli, lavorino in squadra per poter presentare un piano di gestione di una tutela nuova, diversa, ulteriore di questi che sono gli scrigni della natura. Abbiamo iniziato questo lavoro, la legge l'abbiamo fatta passare, abbiamo convinto il mondo parlamentare e il mondo dell'associazionismo che è una buona cosa, e oggi la legge c'è, ma oggi abbiamo i primi 22 caschi verdi per l'ambiente. A noi interessa tutelare la natura. Oggi partiamo, oggi ce l'abbiamo fatta, andiamo ancora oltre e mi sembra veramente una cosa fantastica che va salutata veramente con orgoglio italiano. E di questo io vi posso assicurare che la bandiera italiana la porto sempre nel cuore.